Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Saluto con deferenza le autorità civili qui presenti e militari, saluto tutti e in modo particolare permettetemi di salutare Padre Mario Metterio, Agostiniano parroco della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, perché voi sapete che anche la Basilica di San Pietro è parrocchia e lui è il parroco e come ogni parroco si occupa di tutta l'attività pastorale della parrocchia di San Pietro in Vaticano. Ho saputo con affetto, lui è di casa qui, perché viene spesso da anni anche in incognito a celebrare la messa, ma qualche volta la domenica. Noi siamo legati alla Basilica Vaticana per questa festa, perché la Madonna delle Grazie nel 1902 fu incoronata dal Capitolo Vaticano per opera del Cardinale Ferrata e quindi c'è un legame particolare tra noi e la Basilica di San Pietro proprio anche per questo anche. E allora salutiamo con amicizia Padre Mario e gli assicuriamo anche la nostra preghiera per il suo ministero servizio pastorale in Vaticano. Per poterci preparare bene alla celebrazione eucaristica alla quale ciascuno di voi porta il contributo silenzioso ma pieno di amore del nostro cuore, chiediamo scusa di tutte le cose che abbiamo dentro e che non sono in sintonia né con Dio, tantomeno con la Beata Maria Vergine. Confesso a Dio. Thank you.
tesori della tua misericordia, e poiché la maternità della Vergine ha segnato l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Michea. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue sono origini antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio si metterà in potere a lui, fino a quando partorirà colei e il resto di quei fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace, parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola. Nella nostra storia, vederci cioè
come la Madonna nel proprio ambiente, nella propria casa, nel proprio cortile, nelle proprie amicizie, nei propri affetti, con Gesù bambino che giocava, non so, lei che mille cose ritornava, cioè a vedere gli elementi nostri, ma soprattutto facendo forza su Maria, Madre delle Grazie, cercare di fare forza su quegli elementi che ci possono essere utili. Io ringrazio qui tutte le autorità già prestate al nostro parroco, vero, non perché le autorità siano più sante di noi o più peccatrici, no, ma perché hanno una responsabilità anche di un ambiente, di una società, e sono tutti elementi costitutivi delle nostre realtà sociali, umane, religiose e via di seguito. Quindi anche loro hanno una responsabilità, quindi dobbiamo ringraziare se sono così qui con noi in chiesa, vero? Ma tutti insieme, perché nella casa di Dio siamo tutti fratelli, figli di Dio. E ovviamente ci è dolce mettere in evidenza che siamo alunni fedeli, figli della Madonna. Ripeto, tante questioni o discussioni o dialoghi teologici, di stampo teologico o di strutture o di storia, eccetera, che avete messo in evidenza nella storia, ho letto poco fa, della confraternita, del confalone, che hanno fatto rivivere e sono i custodi di questo titolo, di questa Madonna. Ecco, queste cose le sapete già. Quindi a me piace mettere in evidenza quello che io sento quando con timore, finché nel mio cuore ci penso io, prego io, va bene, ma quando sono chiamato a esternare ciò che ho nel cuore mi sento in difficoltà, in imbarazzo. Non so voi a essere qui al nostro posto oggi. Quindi vorrei stimolare proprio questa riflessione, perché è bello essere qua, vederci già sull'altare la Madonna incoronata, Gesù bambino lì, eccetera. Però per arrivare lì ci è voluto. Questa ragazzina di 17-18 anni che riceve il messaggio dell'angelo non è che era già santa, si è messa in cammino in una realtà tanto silenziosa, una maniera eclatante. Cioè vederci in questo ricevere un messaggio, che anche noi ne riceviamo tanti messaggi da Dio nella nostra società, da varie parti che ci arrivano. Ma messaggi di Dio, ne riceviamo tanti anche oggi, ascoltarli, riceverli sotto la protezione di Dio e di Maria Vergine, trasformarli e farli nostri, e questo è il nostro difficile cammino oggi nelle nostre realtà sociali, umane, religiose. Perché la legge di Dio, perché dico sociali, umane, religiose? Perché la legge di Dio non è scritta nei libri. Troppo facile. Dio l'ha scritta nel cuore della persona umana, è lì dentro la sorgente. Non perché l'ha detto il prete, l'ha detto il vescovo, l'ha detto il papa. Sì, hanno un compito interessante, bellissimo, in nome di Dio, di aiutarci, di fare un po' da fulcro con questo nostro cammino nella santità giorno per giorno. Non è che siamo già santi, siamo qui peccatori, poveri, bisognosi. Quindi vedere la Madonna distributrice di tante grazie e vederla già fatta, lì preparata, forse è un po' facile, la preghiamo, sono fortunato, mi farà grazie, mi sorge il problema. Ecco, vedere un po' il preambolo, il nostro cammino sotto la protezione della Madonna, che guarda caso, ovviamente lo sappiamo tutti dal catechismo, ci porta a Gesù. Provate a vedere questa ragazzina di 18-19 anni in silenzio, incinta, e Giuseppe dice: che succede? Che è il Vangelo di oggi, vero? Proviamo a vedere la lapidazione, la lapidazione completa. Proviamo a vedere questo cammino di fede di questi due giovanotti, questa ragazza e questo giovanotto. Non sappiamo di Giuseppe più di tanto, però proviamo a vedere nella realtà della fede, aver fede.
E questo, credo, su questo è bellissimo, ma tutti facciamo un po' di fatica di vedere il nostro cammino di fede sotto questi esempi così meravigliosi. Non so, vorrei mettere ancora in evidenza un altro fatto, sempre della Madonna, che ha parlato così poco, vero? Da mamma, ciascuno di noi, io ho conosciuto il proprio papà, non sono orfano di guerra, ma fa niente. Ciascuno di noi, penso questo, andare da papà è un po' burbero, penso sempre, ma la mamma subito si sorride. Provate a chiedere al bambino, vuoi bene la mamma? Sì, sì. E bene la mamma? Sì. Sì, sì. Subito scaturisce il sorriso. Cerchiamo anche noi di vedere questa realtà, parlare quindi di questa ragazza, di questa mamma, è fondamentale, soprattutto quei pochi esempi che abbiamo per noi. Ricordate tutti quando andate in chiesa qualche volta durante l'anno, due o tre volte l'anno, sentite quel fatto di cronaca di quando Gesù cominciò l'evangelizzazione, a fare un po', a cominciare a parlare a gente delle nozze di casa, vero? Povero Gesù, che figura. C'era un sacco di invitati, venne invitata la Madonna e c'era anche Gesù, così quasi infiltrato nel respiro. C'era anche Gesù, riferiscono gli evangelisti. Durante il pranzo, la cena, come succedeva, la Madonna si accorse che veniva fatto, che lo conoscete bene, lei, donna, c'è più vino, la gente cosa ti picci te? A me questo fatto mi è rimasto così impresso fin da giovanotto, studente, poi piano piano nel cammino sacerdotale, mi è sempre rimasto impresso. Questa mamma. A me sarebbe piaciuto vedere se per caso, dopo nel dialogo, Gesù gli avesse di nuovo risposto, invece questa, e dice, ai sette fate quello che vi dirà. Tutti zitti, e quelli obbediscono alla Madonna e a Gesù. Portateglielo qua, tutti zitti. Immaginatevi se Gesù avesse detto, ma c'entra? No, non fate così, immaginate cosa gli avrebbe risposto alla Madonna. Stai zitto, sai, lo trattava come suo figlio. Questo è un fatto che denota una tenerezza importantissima in tutto il Vangelo e in tutta la storia di 20 secoli nostri. La Madonna che ci porta a Gesù, fate quello che vi dirà, e si trova la via della libertà, della salvezza, della santità concreta. Siamo stufi tutti, qualunque responsabilità abbiamo nel mondo di oggi, siamo stufi di parole e di chiacchiere. Siamo stufi che le parole, le preghiere non corrispondono all'effettiva realtà. La Madonna, fate quello che vi dirà, tutti fanno, viene di là. Provate, magari non oggi perché abbiamo tanto da fare, vero? Però domani, dopodomani, con calma, quando avete un momento tranquillo in cui non avete, non dico altro da fare, vero? Un momento dolce interiore, provate a pensare, a riflettere, magari a pregare. Costa molto, però può produrre miracoli. In ogni ambiente, umano, sociale o religioso che sia. L'altro fatto, ovviamente, è l'ultimo del Vangelo, a parte poi gli altri avvenimenti, eccetera, quando la Madonna è sotto la croce in silenzio. E Gesù dice, donna, ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre. E questo senso concreto, pratico, immediato, ma sicuramente profetico, dobbiamo crederlo in virtù della parola di Dio, siamo stati affidati tutto il mondo, tutto il mondo, specialmente ovviamente le persone sparse in tutto il mondo, siamo stati affidati a questa donna meravigliosa. Ed ecco allora che noi siamo qui sempre a pregare, a rivolgerci a lei. Ed è bellissimo quando un paese, una città, una regione, uno stato si raduna. Certo, siamo tutti un po' così bisognosi, certo, di aiuto, però in questo momento siamo veramente, io mi auguro, col cuore pieno di emozione nel cercare di rendere omaggio a questa donna.
forse non mi farà tanti miracoli, però ci farà il miracolo più bello che esista, di poter portare in nome di Dio, in nome della fede, in nome dell'affetto che abbiamo verso di te. Ci aiuterà a portare il peso che diventa occasione di santità, specialmente quando i pesi sono grandi. L'ultimo senso che mi sembra che leggevo poco fa, perché c'è stato un signore che ha riparato il braccio della Madonna, vero? È bellissimo come questo poveretto sognato due o tre volte è andato a disturbare, ma lui che credeva poco, alla fine è andato a leggere il braccio. Fatto che ci può aiutare a vedere che noi tutti possiamo aiutare la Madonna, aiutandola non certo allo stesso modo suo, a portare Gesù nello spazio del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre responsabilità. Davvero siamo orgogliosi, io sono felice oggi di stare qui con voi, semplice pellegrino, per pregare con voi la Madonna che distribuisce le grazie proprio in virtù del suo essere la mamma di Gesù. Siamo consacrati già da tanto tempo, però ecco, informava il vostro parroco gentilmente che il capitolo della Basilica di San Pietro rendeva omaggio e coronava le varie Madonne, i vari titoli della Madonna, sembra che ce n'erano 1300, però ne abbiamo nell'archivio circa un centinaio soltanto, perché i secoli, la storia, le carte, i documenti. Però ecco, questa bellissima unione col centro, col punto di riferimento su questa terra, di questa chiesa così unica, così bella, in cui il Santo Padre Papa Francesco cerca meglio che può di sollecitare i nostri cuori. A qualunque religione o stato appartengono, tutti lo guardano con stima, con ammirazione, ma specialmente noi cerchiamo di rendere operativi, concreti, nel silenzio, come vogliamo, ma soprattutto nelle nostre responsabilità, cominciando dal proprio cuore, cerchiamo di rendere concreto il nostro desiderio di affetto, il nostro desiderio di santità, di bontà, di imitazione, quello che possiamo della Madonna per poter camminare oggi meglio di ieri verso Dio. Siamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre di me, e Thank you.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, donaci la pace. Signore, preghiamo per la Chiesa, perché come Maria, con la luce e la forza del tuo Spirito, sappia orientare a te il cammino di ogni uomo, specialmente dei più smarriti e lontani. Preghiamo. Preghiamo per il nostro paese e per tutti i popoli della terra, perché nel tuo Figlio, nato da Maria e fatto concittadino del mondo, riconoscano e accolgano la vera pace e l'unica salvezza. Preghiamo. Signore, preghiamo per gli ammalati, per le persone sole da coscienza, perché il Cristo, luce delle genti, che Maria ha portato nel tempo, dissimile loro tristezze e trasfiguri la sofferenza in sacrificio a te gradito. Preghiamo. Signore, preghiamo per noi per uniti, che abbiamo ricevuto il dono inestimabile della fede, perché, guardando a Maria, sappiamo metterci al tuo servizio e diventare un messaggio trasparente per tanti che ancora non ti conoscono. Preghiamo. Accogli, Padre, la supplica che sale da ogni cuore assetato di verità e di giustizia, e per intercessione di Maria, la Regina della Pace, benedici la Chiesa e tutta la famiglia umana, per Cristo nostro Signore.
Pregate, sorelle e fratelli, perché, portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
modo prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Beati gli invitati alla messa del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.
a te riceveremo. Prendete tutti il flambone pagante e faremo la processione con i cammini accesi, almeno quelli che possono portare per non hanno anche un convenzio. Quindi tutti prendetela e poi alla fine della messa l'accendete. Tanto potete accendere, basta che qualcuno accenda le candele dove ci sono i lumini motivi dei santi, poi man mano passate la luce. Facciamo questo in silenzio, Signore. Adesso mentre vengono distribuite le candele a tutti, con un piccolo ringraziamento da parte del priore e della vescovo. Le persone da ringraziare sono tante, dalla Polizia Municipale che ci ha dato ricompensa, dai Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, la Guardia di Porto, i marinai, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, l'Esercito, l'Autorità Portuale, l'Ufficio del Vulcano, le associazioni combattentistiche, la Confraternita dell'Orazione Mondo, ovviamente il non corpo, il non sacerdoti di Arco, della Cattedrale, Don Mario, gli organi di stampa, i portatori della Corana. Perché ho fatto questo lungo elenco? Perché quando abbiamo cominciato a pensare a questa processione della Madonna delle Grazie, fratelli abbiamo avuto paura perché leggiamo il terrorismo, tantissime cose ci faceva pensare che c'erano paura. Però mentre pensavamo queste cose abbiamo letto un brano del Vangelo in cui Maria dice: io devo ringraziare veramente il cuore e raccolgo le parole che avete sentito nell'omelia, testimonianza, suggestione e preghiera, perché devo ringraziare l'unici della Chiesa che ci hanno dato un cacciavite, un fiore, una barca sulle spalle. Noi senza questa città non ce l'avremmo forse fatta. Grazie veramente di cuore a tutti per quello che ci avete dato, dalla Sibilla alla possibilità, grazie alle autorità civili e militari, di poter fare questa processione. Un ringraziamento particolare va ai marinai, perché oggi faremo la benedizione di mare, i marinai ci sono stati veramente vicini. Grazie di cuore a tutti voi. E grazie in modo particolare al coro che lavorava insieme, diretta da Nicoletto Potenza, che sta all'organo, per il servizio del canto, molto importante perché il canto è parte integrante della liturgia, specialmente della liturgia operistica, quindi grazie di cuore al coro della vostra disponibilità. Quindi, facciamo così, accendiamo.